Antonio Cassano. Sentite già il rumore della Ferrari in sottofondo. Non gli chiedo mica scusa a quello, voglio. Ma ti pare che io c'è ormo la domenica mattina mi prende il pullman e me ne vado a Siena con la squadra. Il pullman a me io lo soffro. Come lo soffre? Quando fa il pull? Quando fa? Sì. Di velocità, poco, quanto fa? Poco. Facendo 103. Se io vado a meno di 200 vomito, lo capisci? Antonio? Antonio? Bisogna andare piano in strada. Basta scherzando, voglio. Ma poi bisogna finire con questa storia delle musiche, ti arriva un arco. Ah sì? Ogni tanto ti può anche essere che qualcuno guida la macchina a posto tuo. Sì, può essere. A me mi è arrivata la multa. Chi ha detto che sono stato io? Ad esempio, l'altro giorno mi è arrivata sta multa per eccesso di velocità. Allora. C'era scritto che andava a 220 sul raccordo anulare. Impossibile. Perché? Non è possibile, non ero io minimo vado a 330. Se sono stanco. Senti, ma Antonio, se sono stanco, se sei stanco, se no. Ma la prova. La prova c'è la fotografia, lì non si scappa. Ma quella sarebbe una prova. Perché, scusami? Ma l'hai visto come ti fanno la foto con l'autovalox? No, io non l'ho mai presa. Come te lo fanno? Vengono tutte di nuca. Quindi ti obbligano. Sì? Ti obbligano ad andare contro mano, così certo. Almeno ti rimettono le braccia. Giustamente. Ma ti rendi conto, vai. Senti. Certo che quando mi piacerebbe piacerebbe andare a giocare nell'Inter con Roberto Mangini. Sì. O al limite al Milan, per me non fa differenza. Questa è una bella dichiarazione, lo dici in radio. Mi piacerebbe tanto. Antonio Cassano all'Inter o al Milan. Loro c'hanno paura che poi, capito, vado lì, faccio le cose, non giuco. Senti, qua. Buttiamolo un po' sul privato. Non c'è nessuna indiscrezione. Io non so come quei calciatori che si fidanzano con le veline. Io mi sono trovato una brava ragazza. Bravo. Una ragazza senza grilli nella testa. Bravo. Che lavoro fa? C'è anche un posto fisso. Ecco, cosa fa? Lavora a Cronache Marziale. Magari la conosciamo, chi è? Si chiama, aspetta, Brigitta Bulgari. Una porno star. Cos'è che fa? L'ho portata a casa a Bari Vecchio, l'ho presentata ai miei genitori. Presto convoleremo a nuzze. Ma insomma, ripensaci. Mia mamma è imbalzita per quel vestitino suo quando è venuto fatto a rete da pesca. Si vedevano tutte le tette della bocce. Benissimo, grazie Antonio. E riparte con la sua Ferrari. Eccolo qua, Antonio Cassano.